per tu per tu con abbiamo nonna Maria. Buongiorno nonna. Buongiorno. Buongiorno nonna. Grazie, io sto andando a Sant'Agata perché sabato prossimo abbiamo la forza partita dell'Inter. Speriamo che ce la facciamo questa volta, perché c'è Amoruso, c'è Cozza e non so come si chiama l'altro, c'è quel nuovo arrivato. Sì, nonna, dell'Inter chi è che ci fa paura? A me non mi fa paura per niente l'Inter, perché l'Inter è una squadra, sì, va bene, che va avanti, perché è la prima in classifica, però noi ce la possiamo fare lo stesso. Nonostante l'Inter a Vinieri, no? Nonostante l'Inter, cosa? Con il Palermo, che non ma quello che ha fatto il Palermo non era valido, era annullato, perché aspettavo, per vedere il nostro portiere che stava sentendo il fischio, quel cretino ignorante ha messo la palla e gliel'ha fregato. Era fuori gioco! Ed era fuori gioco quel pallone. Quel pallone. Non poteva avere il gol. Io auguro una bella partita che si fa, che nessuno si muove al campo sportivo. Perché ecco, il campo sportivo deve essere in gioco definitivamente, serio, non con le cose che fanno ad altre parti. Certo. Dobbiamo essere sicuri noi di fare una bellissima partita e andare in Serie A per sempre. Ciao a tutti le staffi. Tu cosa raccomanderai ai nostri calciatori? Io raccomando ai nostri calciatori di stare attenti al pallone mentre sono in campo, di non cercare di distraersi, di fare, di guardare alla parte all'altra, di stare attenti al pallone, sia al portiere specialmente. E lui, se non si era mosso a Palermo, noi avevamo vinto, avevamo 3 punti di oro, d'oro, con il Palermo. Quindi, ci hanno fregati purtroppo, perché gli arbitri sono tutti bastardi e cornuti. Tranne uno. Sì. Che è bravissimo. Uno e Collina. Bravo. Ecco. Collina fu stato sempre l'unico arbitrale che ci ha fatto a noi, quando siamo andati fuori casa, allora... A Bergamo, quindi lui è un uomo sincero, un uomo serio, Collina. Un uomo che sa fare le cose, non come gli altri, che cioè non ci possono vedere. E non perché è tignoso Collina. No, non ha importanza. Non ha importanza, non perché noi non è che ci soffermiamo ai capelli. Anche perché l'uomo tignoso di solito... Non siamo fesserie. Di solito, l'uomo tignoso di solito... Di solito... E muore cornuto. L'uomo degno. Ecco. Senti, un pensiero su Massimo Ficcadenti? Massimo Ficcadenti veramente a me non mi piace. In che senso? Perché non sa fare l'allenatore. Quindi a noi piaceva se lui se l'andasse a gennaio e venisse De Canio. Perché De Canio era l'unico che potrebbe stare. Ma se venisse De Canio e se ne andasse lui e Ficcadenti, come giocasse la regina? Meglio, perché c'è cose, tutti che lo volevano a cosa. E se venisse De Biase? De Biase qui era, non De Biase, suo figlio da Ciurara. Ah sì? Vabbè, insomma, basta che se ne va Ficcadenti, perché non sa fare... Bene, basta che se ne va. Abbiamo parlato con... Donna Maria, ecco. Saluto a tutti. Sì. Ciao a tutto Reggio Calabria. Ciao nonnina, ciao.